coinvolto in questo loro progetto, chiederemo A, di avere delle garanzie, B, di togliere dal contratto la questione dell'esclusiva, perché non ha nessun significato, e quindi noi sull'esclusiva, se necessario, ci rivolgeremo anche delle autorità competenti, perché non è accettabile che uno dica, tu edicola, ti metti in contratto con me per un mese e mi devi dare la disdetta un mese prima se vuoi chiudere, e poi per sei mesi non puoi più lavorare in questo campo, quando si tratta di ricevere un pacchettino di scarpe da internet e consegnarlo a un cliente che aveva scelto l'edicola come punto di appoggio. Non so, io credo che questo può essere. Tra l'altro, però detto questo, il fatto che per radio si possa fare approfondimenti direttamente con Nexive e con QR poste, credo che problemi non ce ne siano nella maniera più assoluta. No, così a intuito magari si potrebbe osservare che questa cosa entra oltre che in contrasto, oltre che con le leggi ordinarie, dico la cosa di MDIS, anche con le novità magari contenute dentro la legge di riforma, no? Che parla, per carità, parliamo di testate e di scelte, che parla invece di una certa autonomia dell'edicola nella scelta di alcuni prodotti, quindi questa esclusività che esce dalla porta e rientra dalla finestra in altri, per altri prodotti, davvero sembra molto strana. Avremo appunto modo di approfondire. Sì, Fabio, scusami, nella legge ricordo che c'è anche un altro passaggio che noi abbiamo fortemente voluto come sindacato, e che è quello di dare la possibilità alle edicole, anche quelle sul suolo pubblico, di non avere i vincoli di lavoro, perché la Commissione Cultura, il Governo e poi il Parlamento hanno capito che l'edicola ha bisogno di avere delle attività o vendita di altri prodotti, perché altrimenti fa fatica. Allora, avendo capito questo, nella legge è scritto esplicitamente che di fatto si indica alle regioni, oltre che di liberalizzare gli orari di apertura e chiusura delle edicole, di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle stesse di ampliare la propria gamma merceologica, la gamma di attività, e di poter stare meglio sul mercato. Bene, mi sembrano. L'edicola è un punto, è passato il concetto, che io insisto su questo, che l'edicola è e deve essere un punto, un centro di servizi dei cittadini, e quindi per fare questo deve avere la possibilità, a seconda di dove si trova, di fornire beni, prodotti, servizi utili in quella zona dove la singola edicola si va a trovare. Certo. Poi arriva e mi vincolo con tutto, personalmente non posso accettare una logica. Tra l'altro, non riconoscendo a questo vincolo alcuna risorsa monetaria, perché voglio dire, l'esclusività si paga, almeno così vale nel mondo del giornalismo, ma insomma andremo troppo lontano. Io volevo un po' stringere, scusami Giuseppe, ma sicuramente sono temi su cui ritorneremo, perché tra poco abbiamo in collegamento Nicoletta che è un edicolante, Nicoletta Ferraris dalla provincia di Torino. Inauguriamo con lei la serie di appuntamenti settimanali dedicata alla provincia di Torino. Devo dire che questa è stata una bella idea che ci sta dando tante soddisfazioni. Napoli c'è stata la scorsa settimana, questa settimana tocca a Torino, e ha sicuramente alzato il numero degli ascolti, ha fatto bene alla nostra radio, era questa l'altra bella notizia che volevo darti. Allora, arriviamo ai sondaggi molto velocemente. Io ricordo che la scorsa settimana abbiamo diffuso i moduli per i sondaggi con la domanda sulle slot machine. Io la ricordo, il governo sta per rivedere le norme che regolano le slot machine. Secondo lei va arrestata la proliferazione oppure dovrebbero essere distribuiti nuovi esercizi commerciali? Allora, le risposte sono state queste: quasi all'80% la risposta A, quindi va arrestata la proliferazione; quasi 12%, 11,76% la risposta B, quindi dovrebbero essere distribuiti nuovi esercizi commerciali, e appena un 6%, e questo corrisponde appunto a quasi 12%, e appena un 7,35% invece di non so. Ecco, sono risultati molto molto chiari da questo punto di vista. Io oggi davo un'occhiata all'Espresso, nelle lettere c'è un piccolo trafiletto
firmato da un lettore che dice: rottamiamo subito le slot machine. Quando spariranno le stramaledette slot machine dai bar e dalle tabaccherie? Il governo ha deciso nell'arco di 3 anni e non subito come aveva precedentemente ipotizzato. L'esecutivo teme le reazioni degli strapotenti produttori di slot. Tesoro e regioni tremano al pensiero di rinunciare in parte ai 3,5 miliardi di gettito garantito. È proprio uno schifo, dice questo lettore che si firma Pino Ezio Beccaria. Io credo, insomma, che da questo punto di vista il nostro sondaggio esprime in pieno un po' l'opinione pubblica generale. Mi fa molto piacere, insomma, di essere riuscito a intercettare, tra l'altro con un bel campione, e su questo io volevo ringraziare gli edicolanti che hanno partecipato, ne cito alcuni, sicuramente Giuliano Barbieri di Modena, Bartolomeo Paglionico, Pascal Bianchi e poi ancora Turrini, insomma la lista sarebbe lunga, ma io devo dire che si comincia a vedere qualche risultato interessante e soprattutto qualche risultato in linea con il sentimento dell'opinione pubblica. Tu citavi prima, dicevi già, di un altro sondaggio che è in preparazione, insomma stiamo vedendo un po' qual è la ricetta migliore. E però questa volta vogliamo andare giù decisi. Parlane velocemente, così magari cominciamo un po' a far venire l'acquolina in bocca agli edicolanti. Vai. No, io dico, noi con i sondaggi dobbiamo dimostrare al mondo esterno che siamo una rete e che noi abbiamo tutti i giorni, lo dicevo prima, 3,5 milioni di persone abbondanti che vanno in edicola. E allora noi, siccome con questi 3,5 milioni, non con tutti, ma con buona parte di questi ci parliamo, oltre che dargli un giornale, noi vogliamo dire al mondo esterno, state attenti, perché noi, siccome parliamo con le persone, e le persone non solo si fermano a discutere con noi, ma addirittura aumentano, una domanda loro ce ne fanno altre 4 da aggiungere, perché si fidano, c'è un rapporto fortissimo. Allora noi cominciamo a provocare anche gli altri, quelli che si sentono, le caste, perché noi abbiamo cominciato su una cosa soft, trasversale. Io sono dell'opinione, poi smentiscimi quanto vuoi Fabio, non è un problema, ma io sono dell'opinione che se questa radio serve come in parte come radio di servizio e di informazione per la categoria, ma se riusciamo a farla, a utilizzarla anche come elemento di provocazione per far capire che i problemi della gente spesso sono diversi da quelli di cui si parla in televisione, e per far capire, nel caso specifico dei giornali e dei giornalisti, che per esempio sulle edicole giornali e giornalisti è come se avessero un veto di discussione, cioè è rarissimo che tu trovi giornali, giornalisti, se non quelli locali, quelli piccoli, che parlano dei nostri problemi. Ne parlano certo, solo quando non ne possono più fare a meno. Perché questo? Perché loro dicono che l'informazione non è interessante? Ma come fanno a stabilire se un'informazione come la conferenza stampa con Nexiv o quella che faremo con Quelle Poste non è interessante, quando tu vai a dire a un intero paese in crisi perché Poste sta chiudendo gli uffici, che possono trovare nelle edicole quel punto di servizio che Poste gli porta via? Come fai a dire che non è interessante per la gente una cosa di questo genere? Allora, il problema è, e mi piacerebbe il prossimo sondaggio, sentire cosa ne pensa la gente su questo ruolo che hanno giornali e giornalisti, perché mentre in altri paesi i giornali fanno opinione, sono giornali di opposizione per tutti, cioè non si schierano con nessuno ma fanno un'opposizione a tutti quelli, per esempio nella politica, in Italia questo non avviene. In Italia il grande giornale di informazione pulito da scelte politiche di campo, io non lo vedo, non c'è, perché ognuno ha una scelta politica di campo e si schiera da una parte o dall'altra, ma questo fa bene alla discussione, fa bene alla stampa, la gente apprezza questo modo o non compra il giornale anche perché tanto dite sempre le stesse cose sugli stessi giornali e tanto io so già cosa dice Repubblica su quella cosa, cosa dice Corriere, cosa dice il resto del Carlino, la Nazione. Mi piacerebbe fare un approfondimento, magari cominciando con una domanda molto semplice, però nel tempo qualcosa di più su cose di provocatorio. Poi se ci dicono che noi siamo troppo provocatori avremo raggiunto anche il risultato di smuovere qualche anima in più. Bene. Allora ti prendo in parola. Il varo, la partenza è andata bene, col piede giusto, proseguiremo su questa linea
e sicuramente nei prossimi giorni saremo in grado di proporre agli edicolanti un sondaggio sulla stampa, sui giornalisti, insomma su quanto ha detto Marchica. Grazie allora a Giuseppe di questo intervento, torneremo ad occuparci di tutti i temi di cui abbiamo parlato e quindi buona giornata. Buona settimana a tutti, buongiorno.
Allora, riaccendiamo i microfoni di nuovo a Radio Rete Edicole. Abbiamo appena concluso lo spazio dedicato al Sinagi Nazionale Giuseppe